Ciao ragazzi, benvenuti e bentrovati a questo Blacky Moto Vlog un po' uggioso. Dopo 3 settimane finalmente è ritornata la mia cam, la Sony FDR X3000, dall'assistenza. Hanno riparato il microfono a quanto pare e dopo aver apportato alcune piccole modifiche alla mia soluzione avevo assolutamente bisogno di fare una piccola uscita per testare il tutto. Quindi ho preso la palla al balzo per fare questo piccolo video dove vi parlerò della mia soluzione di moto vlogging. La cam, come vi ho detto, è una Sony X3000. È l'unica action cam in commercio di quelle dimensioni che ha uno stabilizzatore ottico, quindi non elettronico, e quindi è unica nel suo genere e per quanto mi riguarda funziona veramente molto bene. Io normalmente riprendo a 1080p 120 frame per secondo, come in questo momento. Poi se ho bisogno di fare uno slow rallento, avendo tanti frame per secondo, posso farlo, ma poi in fase di montaggio monto comunque a 60 frame per secondo e non mi limito a questo. In realtà faccio anche un piccolo upscale, renderizzo a un formato più grosso di quello acquisito, vale a dire faccio un render a 2K 2160x1440 contro il sorgente di 1920x1080. Questo è un trucchettino che adottano tanti youtuber, non solo di moto vlogging ma anche di altre realtà, e semplicemente è un trucco per gabolare il sistema di YouTube, che di fatto riduce drasticamente la qualità dei nostri video, che fin tanto si guardano nei telefonini, tutti santi aiutano, ma quando si iniziano a guardare monitor da 20, 22, 24, 27 pollici, la qualità decade vistosamente. Avrei anche l'opzione del 4K, ma è solo 30 frame per secondo, inoltre fa scaldare in maniera allucinante la cam e occupa un sacco di spazio e secondo me per l'utilizzo YouTube è assolutamente inutile. Il microfono che uso per la voce è un normalissimo Speedlink, l'ho preso su Amazon, costa 7 euro. Ho anche provato un Boya, ma sinceramente, pur avendolo pagato 4 volte tanto, non mi pare di aver riscontrato particolari migliorie, anzi. E purtroppo devo tenere montato insieme alla cam un mega crocchio, uno scatoletto al cui interno è contenuto un controllo di volume. Infatti il grosso problema della Sony FDR è che non ha un regolatore di volume per il microfono esterno, quindi non si può regolare il gain, il livello del microfono. Quindi ho dovuto acquistare a parte, lo avevo già acquistato tempo fa ma ho preso la palla al balzo per prendere la versione nuova, un controllo volume. Quello che ho preso io è un COS VC20 se non vado errato, e semplicemente riduce il gain di acquisizione del microfono e lo tengo all'incirca a metà. E non sapete che grosso aiuto mi ha dato questo attrezzino, che costa una bischerata, costa una quindicina di euro se non vado errato. Sempre in zona cam, se aguzzate la vista vedete dei pallini bianchi, sono tutti in corrispondenza delle connessioni, e quel materiale bianco è semplicemente Patafix della UU. È quella specie di pongo che non secca mai, resistente all'acqua, che hanno inventato per appiccicare le cose al muro, foglietti, roba comunque leggera, e nel mio caso mi dà un grande aiuto, specie quando le giornate sono come oggi, quindi un po' oggiose, oppure piove veramente tanto, perché posso così andare a sigillare tutti quei fori dove l'entrata dell'acqua potrebbe causarmi dei problemi. Infatti la FDR X3000 non è waterproof ma è splashproof, significa cioè che la pioggia la regge. Il problema è che io dietro gli ho tolto lo sportellino che c'è in origine e tengo esposte le connessioni del cavo USB per collegarlo al power bank e del microfono. Chiaramente se entra l'acqua lì è un grosso problema e quindi mi devo sincerare che non ci possa entrare, e quindi vado a mettere il Patafix nella custodia esterna e semplicemente questa mi fa da sigillante, quasi come fosse silicone, con la differenza che è riutilizzabile e costa una bischierata. Tenetela a mente perché probabilmente a molti di voi farà comodo questa soluzione. Nel frattempo Maps mi era impazzito, quindi ho messo Sysic senza una meta, semplicemente navigazione visuale, e Maps lo dovrò testare un po' più a fondo perché mi sono accorto che con il solo GPS non sembra fare benissimo il suo lavoro, mentre al contrario Sysic si comporta veramente molto bene. Fagianotti, Fagianotto, che fai?
Tenete presente che tutte le parti che vedete della cam, l'ancoraggio al casco e via dicendo, me le sono realizzate su misura stampate con la stampante 3D. L'unica eccezione è data dalle due parti, una attaccata nel casco con il nastro, quello 3M, quello fantastico, e poi la parte che ci si aggancia. Per il resto me le sono dovute personalizzare, perché sinceramente tutti gli attacchi che avevo, anche originali GoPro, non sono riuscito a trovarne uno che mi piaceva. Poi c'è il discorso della scatoletta, quindi dovevo fare un po' le cose personalizzate, ma vi posso assicurare che gli attacchi che vedete ce li ho su oramai da 7-8 mesi. Stampate in ABS non hanno manifestato alcun segno di cedimento. Sono rimasto sorpreso io per primo dalla tenuta di questi attacchi. Un altro fagiano, te. Fagiana, anzi. E per concludere la spiegazione della zona attacco cam, avrete sicuramente notato quel filo di acciaio che per gli amanti della pesca è semplicemente un terminale da cucchiaio per luci, quindi è normalissimo filo di acciaio rivestito, il cui scopo è quello di darmi la garanzia che se l'attacco della cam dovesse in qualche modo cedere, comunque sia non la perderei per strada. Infatti ho fatto un foro sotto la calotta del casco, attenzione però non nella calotta ma nella plastica che riveste la calotta sotto, quindi non una parte strutturale. Questa parte di plastica è comunque ben ancorata, quindi se per assurdo mentre vado mi si dovesse sganciare la cam, e quando si vanno a fare queste strade con gli scossoni che ci sono potrebbe anche accadere, beh, la sentirei penzolare da una parte e quindi avrei il tempo di fermarmi e sistemare la faccenda. Ecco un altro fagiano. Al contrario, se mentre vado in mezzo a un bosco o in uno stradino stretto la perdo, poi dopo devo tornare indietro e non sempre è possibile cercarla e via discorrendo. Da notare l'aerodinamicità del tutto. Mi sono impegnato affinché il tutto non opponesse alcuna resistenza all'aria e penso di esserci riuscito perfettamente. Tant'è che anche a velocità abbastanza importanti assolutamente non sento la cam nel casco, non mi crea alcuna resistenza, non mi fa girare il casco e via discorrendo. Ma questo grazie soprattutto alla FDR, che ha una sezione frontale molto stretta e è 100 volte meglio rispetto ai vari form factor GoPro e via discorrendo, che hanno una superficie anteriore molto molto larga e che quindi crea resistenza all'aria stessa. L'audio del motore, già sapete che utilizzo uno zoom H1 con un altro lavalier sempre Speedlink montato sotto la sella, e poi in fase di montaggio vado a mixare. Scelgo in pratica quando aprire un canale e quando chiudere l'altro. L'unica cosa che vi dico per quanto riguarda il render finale, che faccio upscale in 2K, è il bitrate. Io utilizzo 40 megabit come bitrate. I file che mi produce la Sony sono 60 megabit, quindi di fatto li riduco di un buon 50% se non vado errato. Ho notato che se gli si danno file grossi è meglio piuttosto che darglieli piccoli, perché così, dato che comunque lui fa un protocollo di compressione generale a file, se gli si danno file già compressi parecchio, lui comunque ci rimartella sopra. Allora preferisco darglieli pigiati un pochino meno, di modo che dopo che lui li avrà pigiati per conto suo saranno più belli da vederci. Quanto odio questi saltellini, quanto li odio! Prima di chiudere, comunque, due riflessioni sulla Sony. L'assistenza è stata, direi, abbastanza veloce. 3 settimane non sono pochissime, ma comunque direi sono accettabili. Nel complesso, veramente una cam eccellente. Costa ancora intorno ai 500 euro, salvo qualche shop che ve la prende in preordine a 4,40-4,50, e sono già 2 anni tra poco che sarà uscita, quindi non ha perso nulla del suo prezzo valore iniziale. Peccato per il discorso del microfono esterno. Ma con quanto posto ce l'aveva di là, proprio di qua, maremma maiala, per poco mi fa andare in terra.
Bene ragazzuoli, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Ci tenevo a parlarvi in modo un attimino più dettagliato di quello che utilizzo per fare il motovlog. E quindi ciao a tutti e alla prossima! Dovete sapere che da ragazzetto, quando avevo 17 anni, con la Cagiva N90 sono caduto una volta per colpa di un cannone di un pastore maremmano che ha cominciato ad inseguirmi. E io mi sono fatto prendere dalla leppa al culo e ho perso il controllo, ma andavo piano, e sono caduto. E sapete qual è stata la cosa più buffa? Che una volta caduto, quel pastore maremmano è venuto da me, si è buttato a pancia all'aria e voleva giocare. Per cui pensate un po'.